Dieci anni, tanti sono passati dall'inaugurazione della Fabbrica dei Suoni a Venasca, un traguardo che sarà festeggiato questa domenica e per tutto il 2017. Passano gli anni ma la Fabbrica dei Suoni resta un museo speciale capace di far conoscere il mondo della musica attraverso esperienze sensoriali. Dondolandosi su delle altalene, ad esempio, si può imparare ad ascoltare riconoscendo i suoni della foresta, salendo i gradini di una scala suonare le sette note musicali o ancora camminare attraverso la pancia di gigante Strumenti musicali. A ideare il sito Cristiano Cometto e Mattia Sismonda, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fabbrica dei Suoni, oggi alla guida anche di altre strutture come l'Atlante dei Suoni di Boves, continuazione didattica del percorso Venaschese. 20.000 i visitatori che la Fabbrica dei Suoni accoglie ogni anno, scolaresche ma non solo, gli adulti qui tornano bambini e le numerose attività, laboratori e corsi propedeutici sono anche una didattica ideale per i diversamente abili. Inizia questa domenica il periodo di festeggiamenti, abbiamo l'apertura al pubblico alle 15 e alle 17 e poi abbiamo invitato un ospite internazionale, l'artista belga Max van der Vorst che presenterà il suo concerto Orchestre de Papier e quindi suonerà solo ed esclusivamente con strumenti di carta, uno spettacolo sarà alle 15.30 e, e uno alle 17.30. La fabbrica dei suoni per chi ancora non la conoscesse, che realtà è? È una realtà divertente, interattiva, in cui tutti quanti, grandi e piccoli, possono imparare come nasce la musica, quali sono le sue caratteristiche, che differenza c'è tra suono e rumore, fino ad arrivare a conoscere alcuni strumenti da tutto il mondo. Un'esperienza concreta, divertente e giocosa adatta a tutti. Ecco quindi un'esperienza eh, assolutamente mh, sensoriale, si usano le mani, si usano le orecchie, è adatta appunto a piccoli e adulti e sugli adulti che voi punterete nel vostro prossimo futuro. Sì, siamo partiti col nostro lavoro pensando esclusivamente ai bambini e ai ragazzi delle scuole. In realtà da qualche giorno abbiamo saputo di aver vinto il bando Musei aperti della Fondazione Cassa di Sparmio di Cuneo e il nostro progetto lavorerà sugli over 65. Quindi nel prossimo triennio avremo una serie di iniziative dedicate a questo tipo di pubblico. Un esempio per far capire ai nostri spettatori più adulti? Allora ci saranno proposte di visite nelle nostre strutture e non solo, lezioni concerto, incontri con, eh, con il maestro, attività per nonni e nipoti, insomma tutte le persone potranno trovare qualcosa alla loro portata.